il ponte fu chiuso il 21 settembre del 2018. Il 28 settembre, quindi a distanza di una settimana, sul decreto Genova c'erano 2 milioni di euro per permettere la riapertura del Sente. Del futuro del viadotto Sente se ne è parlato durante un incontro a Castiglione Messermarino. Tra le novità, la convocazione di un incontro alla prefettura di Isernia. Sono stato contattato dal prefetto di Isernia, dal facente funzioni, e ci ha convocato per venerdì prossimo. Andremo io e l'onorevole Carmela Grippa, che ringrazio, davvero sta seguendo questa vicenda, stiamo seguendo questa vicenda insieme con grandissima apprensione, quindi venerdì prossimo saremo ricevuti negli uffici della prefettura e lì chiederemo che venga immediatamente sottoscritta la convenzione con ANAS. Per il Movimento 5 Stelle la priorità resta dunque quella della convenzione tra ANAS e provincia, ma l'iter sembra essersi inceppato, ha sottolineato l'onorevole Carmela Grippa. Dopo ripetute sollecitazioni da parte nostra, dopo diversi interventi e telefonate, ci ribadiva, si lamentava del fatto che l'ANAS non avesse inviato questa convenzione. Dopo non lo so quanti giorni è arrivata questa fatidica convenzione, abbiamo appreso che la provincia ha, diciamo, paventato delle criticità su questa convenzione, però io non so di quale criticità si parli, perché la convenzione a me non è mai stata recapitata. Da quello che mi ha detto il presidente Ricci al telefono, che in questa convenzione c'erano delle clausole poco chiare, c'erano dei passaggi poco chiari, io avevo chiesto se era possibile avere questa convenzione in modo da guardarla, da sentirci, da affrontare insieme eventuali criticità, per vedere come bypassare queste criticità. Però ad oggi io so che questa convenzione non è tornata indietro all'ANAS.